Amici di Bici Sport e di qui bicisport.it, siamo con Diego Lissi. Diego, allora, giro numero 10 per te. Esatto, sì. Si comincia per una certa età, Diego. Iniziato giovanissimo? Diciamo iniziato giovanissimo. Ho iniziato giovanissimo, gli anni passano, meno male. Tutta saggezza. Tutta saggezza, esatto. Senti Diego, il giro ti abbiamo già visto nelle primissime tappe, nella prima tappa in particolare davanti, non vi siete forse capiti molto bene con Davide Formolo, comunque insomma la condizione c'è, insomma come stai? Sì, no, sto bene. La prima tappa speravo in un risultato migliore, però comunque la tappa non è venuta insomma particolarmente tirata e i primi due erano comunque imbattibili e niente, sì, nel finale non ci siamo tanto capiti, ma va bene così, non c'è nessun tipo di problema. Poi diciamo l'importante per noi insomma era mantenere il Almeida nella parte alta della classifica, davanti e tutto, siamo ben riusciti in queste prime tappe. Tra l'altro, a proposito della prima tappa, Luca Scinto, che sta, diciamo, è il critico di Cisport in questo Giro d'Italia, ti ha tirato un po' le orecchie, però ovviamente sa e confida nelle tue capacità, nella tua condizione, cosa vogliamo dire a Luca? Ma che sì, ci ho parlato con Luca e tutto, poi sai, insomma, certe dinamiche al di fuori non si vedono e tutto, però credo, insomma, era comunque molto improbabile per me vincere quella tappa e insomma preferisco tappe ben più dure. Poi come detto prima, per noi la priorità è insomma fare classifica con Almeida e portarlo nelle migliori condizioni. Se durante il giro insomma dovesse capitare che opportunità per me, sicuramente non tirerò freno. Diego, c'è una tappa in particolare che ti piacerebbe vincere o comunque che hai puntato? Ma ci sono tappe che adatte alle mie caratteristiche, però appunto insomma il mio compito poi è quello di pilotare al meglio Almeida e credo che non sarà nemmeno facile per noi andare in fuga, per quanto insomma le squadre di classifica si controlleranno molto e quindi insomma vediamo. Dai. Vediamo, comunque per te dicevamo sarà è il decimo Giro d'Italia, hai vinto 8 tappe, quindi insomma con 2 tappe andiamo sul 10-10, insomma 10 su 10 non sarebbe male. Ma credo che questo giro sarà difficile. Molto difficile, in quanto improbabile diciamo pareggiare il conto. Vediamo da qui a fine carriera. Vediamo, mai dire mai. Ultimissima domanda, Diego, sei uno juventino, lo sappiamo, quest'anno come l'anno scorso, così è così, c'è sempre insomma comunque una finale di Coppa Italia. Sì, stasera? È stasera. Bene, che sai, qui col corso dei giorni non si sa più che parte della settimana siamo, stasera me la guardo, dai. Stasera ce la guardiamo allora, Diego, in bocca al lupo e buon giro. Grazie.